Non lo è! Ma sto pigliando un caffè! Perché per loro è normale! Cioè per noi napoletani, non sto pigliando un caffè, dai! Non c'è fretta! Dove devi andare così di fretta? I semafori a Napoli. Che significa il rosso a Napoli? Sentiamo, che significa il rosso a Napoli? Vai! Vai, ma stai attento! E il giallo che significa? Il giallo ce la fai ancora a tempo. Grande, no, no, hai ragione. E il verde che significa? Hai ragione. Qualsiasi cosa succede, hai ragione. Sono stato testimone, che non avete una fantasia, anche nelle risposte. Sono stato testimone di una situazione a Napoli, di uno che passava col rosso, un pedone, poverino, che stava passando, lui lo investe, questo due o tre ruzzoloni, si alza e dice, Maronna, quello fa, Maronna, mi ha investito, non mai visto. E quel, come non t'ho visto? T'ho preso proprio in piedi. Che napoletano, una fantasia, è una fantasia anche nella risposta. Capito? Due della stessa situazione, stavo lì al secondo incrocio, due macchine si scontrano, ma da là! Uno esce dalla macchina e dice, gli vengo da destra e tengo la freccia! E chi la divenga a sinistra e tengo la pistola. Sono quelle cose che ti possono succedere nella mia città, ma noi ci siamo abituati, noi non ci facciamo il problema, siamo tranquilli. E anche sulla politica potremmo dire tante cose. Noi napoletani, qual è il politico di noi, che noi napoletani abbiamo amato di più? Secondo voi qual è? Uno a casa, eh? Un politico, lo sapete? Veramente sapete di più. Il politico che noi napoletani abbiamo amato di più è stato Cicciolina. Lo sapete che si è presentato alle elezioni. Sapete, ma Cicciolina! Almeno che lei si vendeva lo sapevano tutti, questi si vendono tutti e non lo sa nessuno! Dice, vabbè, ma Cicciolina è una pornostar, ha venduto il suo corpo. Vabbè, lei almeno si è venduto quello che è suo, che si sono venduto l'Italia. Ragionamento. E poi Cicciolina era una donna coerente. Lei diceva, io sono una pornostar, sono un politico, non farò mai la musicista, perché conosco solo tre note, si, la, do. E basta. Ma è la verità. Ma, allora, Grazi se ne conosceva quattro, fare soldo. Ma quello è un'altra storia. Ma non è che stiamo cambiando, ragazzi. La situazione non è facile. Cerchiamo di andare avanti. Io mi viene in mente un monologo, pensate, di 100 anni fa. 100 anni fa. Scritto da Raffaele Viviani, scritto in napoletano. Io lo italianizzerò. Per voi, per farvelo capire in tutto il suo percorso importante di concetto. Guardate, 100 anni fa scritto, e fa così. Grazie per l'accoglienza, che dopo una lunga assenza, la signorina stavolta di fianco, e mi mostra tutto il mondo in bianco. Poi come vedete così di immediato, vi sarete immaginati che la miseria mi ha pigliato. E non vi siete sbagliati. Ci avete indovinato. Io stavo a Avellino impiegato e del terremoto sono uno scappato. Mi ricordo che hanno mannato per soccorrere noi danneggiati. Non l'abbiamo visto manco pintato. Perché quelli del comitato si sono spartiti l'uno con l'altro. E sono rimasto con lui. Anche lui. Poi sono arrivati i politicanti che sono i più malioni di tutti quanti. Allora io ho pensato, mo mi butto nel sindacato. Che caso mai venisse arrestato, ma sempre ho caccia mangiato. Così mi sono recato al presidente del mio partito e al presidente così ho parlato. Signor presidente, se non mi schifate vorrei far parte del sindacato. Lui mi ha visto. Ma guardate. E ha detto, siete destra, ma sta arruolato, ma che stai fanno tutto il partito. Io mi sono spoilizzato, mi ero in terra, faccio un casato. Lui ha detto, ma il certificato penale l'avete portato. Io mi sono ripigliato e gli ho mostrato il certificato che nella tasca mi ero portato. Lui l'ha visto.
l'ha guardata e ha detto: voi non servite per il partito, ci avete il certificato penale pulito. Io mi sono spoetizzato e tristemente così ho pensato. Vista che onesto sono restato, pura politica mi ha schifato.